Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti oggi a questa recensione di questo registratore vocale della Julas. Nella confezione del registratore vocale naturalmente troviamo il manuale di istruzioni, un microfono esterno da collegare nella presa line in, quindi volendo oltre ad usare questo microfono stereo si può anche usare un microfono esterno. Il cavetto per la ricarica USB perché ha una batteria interna, le cuffiette da collegare naturalmente nella presa, nell'uscita cuffie, la borsina per poterlo portare sempre dietro e il cavetto jack 3,5 da inserire in line in da una parte e dall'altra parte all'uscita dello smartphone delle cuffie. Questo perché? Questo serve per registrare le chiamate del nostro smartphone. In questo modo possiamo sempre tenere e avere traccia delle parole dette quando parliamo al telefono cellulare, se magari dobbiamo in qualche modo conservare una chiamata e le parole dell'interlocutore. L'uso di questo registratore è molto semplice. Intanto dà la possibilità di avere una batteria interna e, se ci troviamo proprio in emergenza, la possibilità di aggiungere una mini stilo, quindi una AAA, all'interno ed avere altre ore di registrazione. Basta premere così questo interruttore e il registratore comincia a funzionare. Per farlo funzionare, semplicemente premere REC. Ora sto parlando per fare appunto questa recensione di questo registratore Julas. Per smettere la registrazione basta premere SAVE. Perfetto. Ora in questo momento dovrei, con i cursori avanti, indietro, sopra e sotto, vediamo, schiaccio play. Ora sto parlando per fare appunto questa recensione di questo registratore Julas. Per smettere la registrazione basta premere. Prova, parla un po', parla, dimmi qualcosa. Bene, direi che non c'è nessun problema, come potete sentire ha funzionato. La cosa interessante è quella che si può collegare lo smartphone direttamente alla line in per riuscire a catturare le parole che appunto l'interlocutore dall'altra parte ci dice. È veramente semplice. Si può decidere anche il tipo di bitrate e il tipo di file, cioè se registrare in MP3 o in WAV. Ci sono semplicissimi accorgimento, si può ripetere la frase, si può fare il shuffle, si può anche aggiungere a un tag, per esempio in un discorso, cioè c'è una frase che vogliamo richiamare più velocemente rispetto al discorso, si può inserire un tag, quindi non c'è nessun problema. Se invece dobbiamo fare le impostazioni della lingua, purtroppo non c'è le impostazioni della lingua in italiano, è solo in inglese, ma è talmente facile ed intuitivo che davvero non ci sono nessun problema. Per le impostazioni del bitrate basta andare sul menu e andare a, ora sto facendo un delete di tutte le registrazioni che ci sono, ricordo, purtroppo non ha uno slot per le schede SD, quindi ci dobbiamo accontentare della memoria interna di questo registratore. Tenendo premuto il tasto menu andiamo in record setting. In record setting possiamo vedere che tipo di formato e che tipo di bitrate possiamo salvare il tutto. Se vogliamo una compressione e più avere più, come si può dire, registrazioni, è meglio usare il formato MP3. Se invece la registrazione dura poco e vogliamo una qualità maggiore, è meglio scegliere il formato WAV. Semplicissimo davvero, non c'è nessun problema, riuscirete in pochi minuti a imparare il funzionamento. Dimenticavo che oltre a essere
un registratore vocale e anche un lettore MP3. Quindi tranquillamente potete inserire dentro i vostri album preferiti e usarlo magari solo come lettore MP3, visto che comunque anche la visualizzazione della canzone che si sta guardando, quindi non ci potete andare avanti, indietro senza nessun problema. Quindi per non usare lo smartphone, se siete abituati a usare appunto la musica in mobilità, potete tranquillamente prendere questo lettore MP3 che funziona appunto sia come registratore che come lettore MP3. Quindi non avete nessun tipo di problema, la vostra carica dello smartphone rimarrà sempre a posto senza scaricarla ascoltando la musica, quindi non posso fare altro che consigliarne l'acquisto perché, come avete sentito, le registrazioni sono molto buone, addirittura senza usare il microfono da colletto, da bavero, per avere una qualità audio ancora più dettagliata. Ciao a tutti e vi rimando alle prossime recensioni. Ciao!